Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come vi avevo detto l'altra volta nel video precedente, vi avrei parlato un po' di termostati perché vale la pena magari spendere qualche parola in più sui termostati. Quindi partiamo da una cosa semplice, cioè qual è la funzione di base di un termostato. La funzione di base di un termostato è quella di regolare le accensioni e gli spegnimenti della mia caldaia e di mantenere una temperatura ambiente ideale, costante nel tempo. Ecco, rimanendo proprio sulle basi del termostato, guardando un po' la parola, vediamo che la parola termo è in relazione con calore o comunque con una temperatura. Stato invece indica in questo caso una condizione. Okay, quindi il nostro termostato ci dà la possibilità di avere una condizione ideale di temperatura. Ecco, quindi questa è quello che è la base di un termostato, che è importante da capire perché da qui, quindi dalla base, da questa temperatura ideale che noi otteniamo attraverso un termostato, possiamo poi fare tutti i giochi che vogliamo, perché oggi la tecnologia ci permette di arrivare molto in là con l'immaginazione anche, no? E quindi possiamo avere un semplice termostato, come nella maggior parte dei casi, in una parete di casa, in genere nella parte più comune di casa, diciamo. Di sicuro non andrà messo un termostato in camera da letto, a meno che non ci siano più termostati, ma questa è un'altra condizione. Quindi andando con ordine possiamo avere il nostro semplice termostato sulla parete di casa e possiamo impostarlo alla temperatura che per noi risulta confortevole e lui accenderà e spegnerà la caldaia in base ai gradi che noi abbiamo impostato. Oppure possiamo avere altri tipi di impianti con termostati in ogni stanza. Ok, quindi ogni stanza sarà comandata da un termostato, ma qui il termostato non andrà a comandare la caldaia direttamente, ma andrà a comandare delle elettrovalvole che chiuderanno o apriranno quella determinata zona dell'impianto, quindi che può essere una camera da letto, la cucina, un'altra camera da letto, uno sgabuzzino, qualsiasi parte zona della casa può essere sezionata e riscaldata o no in base alle nostre esigenze. Poi possiamo avere termostati che possiamo controllare a distanza, ok? Quindi collegati a una rete wifi e da lì con il nostro telefono possiamo comandare dovunque noi siamo il nostro impianto. Oppure più semplicemente possiamo avere un termostato che si può spostare in vari punti della casa, ok? Quindi non fisso alla parete, ma è un termostato mobile che noi possiamo portare in ogni stanza e lui sentirà la temperatura di quella stanza e accenderà o spegnerà la caldaia in base a quello che noi abbiamo impostato e alla temperatura di quella determinata stanza. Poi possiamo anche avere la possibilità con certi tipi di termostati di impostare varie fasce orarie della giornata. Quindi, per fare un esempio, possiamo decidere di voler accendere i nostri termosifoni alle 6 di mattina e di farli spegnere alle 10 di mattina e poi di farli riaccendere a mezzogiorno per farli spegnere alle 2 e così via. Questo naturalmente impostandolo una volta sola al nostro termostato e poi lui farà tutto il lavoro. Chiaramente un termostato va messo in base all'impianto esistente della casa. Io non posso avere la suddivisione di varie zone della casa se l'impianto non mi permette di farlo. Ecco, una soluzione a questo, quindi se il mio impianto non è stato predisposto a poter suddividere varie zone, posso pensare di mettere delle valvole termostatiche ai termosifoni. Questa è una soluzione da valutare perché in molti casi ogni termo della casa contribuisce al riscaldamento della stessa. Quindi se io vado a togliere
energia, comunque lo vado a chiudere uno o più termo della casa, probabilmente rischio di consumare di più, perché ogni termo che c'è nella casa contribuisce a riscaldare la stessa. Ecco, vedete che abbiamo la possibilità di usare i termostati in molti modi, ma la regola, il principio di base del termostato rimane lo stesso, cioè quello di aiutarci a regolare la giusta temperatura di casa senza avere il pensiero di andare ad alzare o abbassare la temperatura dell'acqua che circola nel termo, quindi la temperatura rimandata, come dicevamo nel video precedente. Ecco, quindi quando mi capita sotto mano qualche termostato, vi faccio un piccolo video di presentazione, così da darvi un po' la massa di quello che vi ho detto fino adesso, così magari guardando il video potete trovare il giusto termostato per i vostri ambienti. Bene, anche questo video finisce qui. Come al solito, se vi è piaciuto lasciate un like, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale perché così non perdete i prossimi video, e ci vediamo al prossimo. Ciao!